Mister, partiamo dalla fine, dalla fotografia finale che rappresenta il cuore Granata, lo stile Granata, tutta la squadra sotto la curva a ringraziare voi la curva e la curva voi, o comunque i tifosi del Toro che sono arrivati qui al Mapei Stadium. C'è stato il cuore Toro in campo? Ma guarda, io credo che questa alchimia che si sia creata tra la primavera e i tifosi sia un'alchimia nata dal fatto che si è dato un rispetto reciproco entrambi, perché loro ci hanno sempre sostenuto e quindi per questo noi li ringraziamo, perché davvero hanno dato un apporto fondamentale in questi anni per centrare questi risultati fantastici. Dall'altro canto, se hanno effettivamente notato questo, è perché comunque la primavera ha sempre onorato, rispettato quello che è il nostro spirito, quello che è il significato di essere del Toro. Quindi io penso che anche stasera i ragazzi abbiano comunque dato tutto in campo, abbiano provato a fare la loro partita nel migliore dei modi, e poi purtroppo sappiamo che le partite non sempre vanno come noi vogliamo, ma questo è l'alchimia tra la primavera e il Torino Calcio e i tifosi del Torino Calcio. Qual è il rammarico? Cos'è che vi è mancato? Forse un po' di consistenza là davanti. Tobaldo si è mosso tanto, però tra Romagna e Blanco è rimasto un po' schiacciato. Ma no, guarda, sicuramente i due centrali loro l'hanno un po' surclassato. Tobaldo è un ragazzo del 98 che fa il primo anno di primavera, sicuramente a livello fisico ha patito un po' questo impatto, però credo che la Juventus è stata cinica nel primo tempo, dove noi avevamo preparato una partita per aspettarli e poi ripartire, cercando di stare in partita più a lungo possibile, pensando poi di il secondo tempo, quando le energie venivano un po' meno, di riuscire a fare qualcosa in più. Poi ripeto, queste sono cose che si pensano prima, e sapevamo anche che la Juventus in questa competizione aveva fatto 2-3 gol a tantissime squadre, negli spazi diventava devastante grazie ai giocatori di grande qualità che ha, e quindi noi abbiamo giocato per le nostre caratteristiche, perché ripeto, questa è una squadra che ha sicuramente altre caratteristiche, ma non ha quella del palleggio o della qualità tecnica per poter andare nella metà campo dell'avversario e poter palleggiare, quindi avremmo prestato solo il fianco alla Juventus. Longo, alle domande sul suo futuro le ha sempre risposto, lo svelerò, comunque ne parleremo a fine stagione. Questa partita chiude la stagione del Torino, almeno quella ufficiale, è l'ultima partita di Longo sulla panchina del Torino Primavera. Ma guarda, in questo momento di ufficiale non c'è niente, quindi è inutile che sto a dire una cosa per un'altra. L'unica cosa di concreto che posso dire è che nei prossimi giorni ci vedremo con la società, ci vedremo col presidente Cairo, con Massimo Bava, con Petracchi, e insieme ci muoveremo per capire quello che ho come opportunità, e quindi penso che insieme troveremo la decisione sicuramente giusta. Qual è l'auspicio di Longo, considerato che si è parlato di Serie B, di Provercelli? Ma che ho avuto il contatto con la Provercelli è sicuramente così, ma come del resto con altre società. Questo è un periodo per gli allenatori dove giustamente le società devono programmare, quindi sentono diversi profili, diverse situazioni, e poi credo che nei prossimi giorni si capirà un attimino quale potrà essere il mio futuro. Grazie Longo e in bocca al lupo. Grazie a voi. Credo.